Vieni, cucù, cucù, cucù. Settete! Io sono Blil87 e oggi siamo tornati sulla To The Diamond. Allora, come vedete, ho già 9 livelli, dico 9 livelli perché sono andato un po' a caccia in questi giorni. Ho già portato un po' di carne, però adesso mettiamo a cuocere anche l'altra. Prendiamo tutto quello che c'è già nei forni, perché oggi voglio tentare un'impresa abbastanza complicata, ovvero arrivare direttamente a 30 livelli per potenziare l'ultimo oggetto e poter utilizzare anche il piccone di ferro. Però riusciamo a farli fuori. Si è rotta già la spada. Che cazzo è? 10 livelli, 10 livelli? No, 10 livelli, 10 livelli, 10 livelli. Non posso morire così. Questa serie è molto ansiogena perché io i livelli me li sto davvero sudando. Ogni livello qui è un'impresa. E avere già 10 livelli è un'impresa. Pensate quando poi arriverò a doverne fare 30. Diciamo che la difficoltà sta adesso perché ho utensili davvero 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 scrausi. Il giorno in cui avrò utensili un po' più potenti sarà già più facile gestire la cosa. Cerchiamo di aggirare questo scheletro così da poterlo colpire. Che cazzo di arco c'hai? Madonna mia, morto, 11 livelli. Io voglio arrivare al 30, mi sa che qua ci si muore prima, eh. No, 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 i livelli, porca madonna. Come vedete, l'isola fluttuante crea un buon punto buio e riesco sempre a trovare i mob che mi servono. Tipo qua c'è un Enderman, però non credo di essere all'altezza di sfidarlo, contando che ho un'armatura quasi completa di cuoio e mi dà solamente tre cuoricini di protezione, chiamiamoli così. Che non mi hanno dato un cazzo, non mi hanno dato fino a mo'. Con questi due picconi ma ce ne andiamo un po' in miniera. Sto aggirando il carbone perché sinceramente sto cercando qualcosa in più. Non dico il diamante, anche perché non posso neanche scavarlo, però mi farebbe piacere almeno qualche pezzettino di ferro. La redstone non posso scavarla, andrebbe benissimo anche il lapislazzo, non mi offendo. Però, dato che i picconi stanno finendo, mi prendo il carbone e mi faccio i cazzi miei. Allora, intanto siamo a 16 livelli. Se salgo adesso è notte sicuramente. Quindi dov'è? Qua c'è altro carbone, intanto. Dicevo, se salgo adesso dovrei avere parecchi mob ad aspettarmi, quindi dovrei riuscire a prendere qualche livello in più. Ok, siamo sopra. La notte porta mob. Spero che non siano mob molto complicati. I ragni vanno benissimo, gli zombie vanno ancora meglio, i creeper non vanno bene un cazzo, quindi teniamoci lontani dai creeper. Anche se uccidere questo creeper non mi nascondo che mi potrebbe dare soddisfazioni a livello di materiali, tanto non muoiono mai i mostri con sto schifo. Ok, è morto e mi ha dato tre palline di livello, chiamiamole così. Là ci sono dei maiali e io quasi quasi, quatto quatto, andrei a fare un po' di macello. Però prima ammazzo il creeper. Sono questo qua. Allontanati, allontanati, allontanati. Madonna mia. Cerchiamo qualche altro mostriciattolo che vuole sfidare la mia potentissima spada di pietra. Qua c'è uno, tipo, ho visto passare adesso una testa verde. Dove sta? Eccolo. Ciao, ciccio. Ok, io ho tipo 30.000 pezzi di carne guasta. 33. Due creeper, uno zombie. E l'acqua. Potrei sfruttare l'acqua a mio vantaggio, però è già esploso il creeper, quindi vaffanculo. All'arrembaggio! Muori, 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 lezzo di merda. Ok, ma nessuno che mi dà un arco. A me serve proprio tantissimo un arco. Riuscirò ad ottenere un arco? Ho detto arco tipo 32 volte in un minuto. Arco? Scheletro di merda, dammi un livello. Muori, 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 muori. Kawabonga! Morto, l'arco. C'ho l'arco, c'ho l'arco, c'ho l'arco. Mezzo rotto, ma c'ho l'arco. Mezzo rotto, ma c'ho l'arco. Quindi teniamoci lontano il creeper.
cosa mi ha colpito? Guarda quello. Cosa mi sta colpendo? Vabbè. Tecnica bunker, tecnica bunker. Bam. Bam. Funziona la tecnica bunker. Guarda, vieni, vieni. Vieni. Cucù. 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 Settete. Arco incantato c'ha questo. Non me l'ha dato, vaffanculo pezzo di merda. Tanto qua c'è un bel po' di folla e penso che i miei primi 20 livelli di oggi sono assicurati. Ok, uno. Ammazziamo tutti questi, tanto poi le frecce me le crafto. Che cazzo mi frega. Cazzo, mi manca una pallina. Mi serve una pallina. Scappa, scappa che si ha 20. Ok ragazzi, siamo a casa. Vado a lasciare tutti quanti gli oggetti che ho indosso, così da sacrificarmi con tutti i picconi di pietra, che mi pare che non ne ho più picconi di pietra, e finalmente avere accesso ai potentissimi picconi di ferro. Il ferro già dovrei averne parecchio, tipo qua. Perfetto. Andiamo a prendere fuoco, a sacrificare i nostri 20 livelli per avere accesso al piccone di ferro tanto bramato. Quindi addio mondo. Ecco pronto il nostro set di picconi di ferro. Adesso andiamo a spaccare tutta la redstone che c'è nella miniera e dovremmo essere arrivati a 10 livelli, così da poter potenziare anche l'ultimo oggetto che ci resta, ovvero l'ascia, che al momento è ancora all'età del legno. Oppla, ok. Mi pare che l'oro dia più esperienza del ferro una volta cotto, spero sia vero. 8 pezzi d'oro dovrebbero darmi un bel po' d'esperienza. Poi tutta la redstone che c'è qua sotto non ve lo sto neanche a dire. Ma qua c'è altro oro, prendiamocelo. Se non sbaglio c'è anche una scalinata che potrebbe essere questa, che conduce sopra dove c'è altra redstone. Intanto noi ci prendiamo l'oro e vaffanculo. Là c'è altro oro, non è possibile che passavo e non lo vedevo. Quindi qua non ci sono passato, quindi questa è la scala secondaria che mi conduce sotto casa. Comunque sempre posti molto vicini, cerco di non allontanarmi perché non ho i materiali adatti ad allontanarmi. Infatti c'è l'acqua in fondo e c'è tipo un ascensore d'acqua improvvisato molto rapido per la risalita. Non c'è più niente. 7 livelli e devo mettere a cuocere la bellezza di 26 blocchi d'oro. Allora prendiamoci questo, perché non li ha uniti non lo so. Mettiamo a cuocere l'oro di qua, prendiamoci questo, mettiamo a cuocere il ferro di qua. E adesso ragazzi non ci resta che aspettare, nel mentre ci curiamo l'orto e prepariamo l'ascia al sacrificio. Ok, è passato un po' più del tempo dovuto, quindi dovrebbe aver finito la cottura. Se l'ingotto ancora non ha finito, vabbè, l'ultimo non ha finito, ho finito, via. 9 livelli, un'inculata atomica, devo scendere giù con una spada e ammazzare qualcuno. Sì, t'ho visto, t'ho visto. Muori, 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 morto. Oh, oh, guarda, guarda la lezzaggine, schifosi, dammi tu i livelli. Vaffanculo, vaffanculo. Ho evitato la morte davvero per poco. Lascio qui la spada e il cibo. Via l'ascia, via io. E ci vediamo con l'ascia di pietra, ragazzi. Eccoci qua con il nostro set di asce di pietra. Quindi, per l'episodio di oggi con doppia evoluzione tutto. E su questa splendida alba io vi saluto e ci vediamo in un prossimo video. Bella ragazzi!